Ragazzi, benvenuti e bentornati. Ogni volta dico benvenuti e bentornati, solo che suona male, Giorgio mi rompe sempre. Però ormai è il mio modo di iniziare i video. Benvenuti e bentornati. O dico benvenuti o dico bentornati, giustamente. Quindi dico solo benvenuti. Oggi siamo con il buon Manfredi, giornata di uscita di Business Maker che ahimè o ahimò, ahimè voi, non lo so come. Ai 3 febbraio. Non è uscito, anzi non uscirà la puntata quest'oggi, ma c'è questo video perché stiamo registrando la seconda stagione, sta andando avanti e quindi abbiamo approfittato di questa piccola pausa, che per realtà pausa per voi ma non per noi, perché stiamo registrando come dannati le prossime puntate che vedrete, per rispondere ad alcune domande che ci avete fatto su Instagram. Allora partiamo, caro Manfredi, dalla primissima domanda. Non diremo il nome dell'utente for privacy. Ok. Cosa avete intenzione di farne dei soldi che riceverete da questa serie? Rispondo io. Facciamo quello che vogliamo, perché lo scopo di questa serie era lucrare come le Ok, ora lo dico in più maniera più poetica. Sì, dai. Ho visto che un sacco di persone hanno detto nei commenti: ma perché non prendete questi soldi e li date in beneficenza? Ma quello lo fa... che okay, voleva arrivare... C'è una domanda comunque del genere, la posso selezionare. Allora la vedremo dopo. No, non mi ricordo, intanto rispondi. La cosa è la seguente: business maker, essere un business maker, quello che vogliamo fare di base è far capire quanto possa essere un'avventura andare alla ricerca di probabili business, possibilità di fare impresa, creare del denaro. E quindi com'è vivere tutto questo? Dove vogliamo arrivare? Non lo sappiamo. Però sappiamo che vogliamo percorrere questa strada vivendo tutte queste esperienze, quindi in realtà certo, se arriviamo a 1 milione di euro fermiamo la serie. Chiaramente quindi, 20 e 500.000 euro li doniamo in beneficenza, chiaramente. Business maker, faremo un sacco di soldi. Quindi, passiamo avanti. Vai. Chi ha inventato la serie, ma soprattutto esattamente quanta produzione c'è dietro? Allora, chi ha inventato la serie, raga? Ovviamente Manfredi, come anche l'inventore di tutte le serie che vedete qui. Sì, YouTube Italia. È un inventore incredibile, vedi, gentleman, ovviamente. In realtà, quindi, chi l'ha inventato, Manfredi? Quanta produzione c'è dietro? In realtà, ti direi poca, pochissima. Perché è talmente, non dico la serie low budget, perché comunque il video è montato bene, c'è una produzione dietro e tutto, ma c'è, abbiamo un cameraman ogni tanto, o due ogni tanto, che ci vengono appresso, e poi molte cose le vogliamo noi, perché tipo il fatto della barca che vedrete, siccome è successa talmente tanto in fretta la situa, che non potevamo chiamare il cameraman e farlo venire, magari quello c'ha i suoi cazzi, quindi si prende l'iPhone, si vlogga e via. Però come produzione, rispetto anche banalmente a Make It Big, che è quella produzione pura, esplosione di follia. La cosa che noi organizziamo, ad esempio, tante volte sappiamo che vogliamo andare in alcuni mercatini, quindi abbiamo una persona che chiede il permesso per farci filmare. Cioè questa è la cosa che organizziamo, noi non andiamo a scegliere prima il mercatino o mettergli un oggetto dentro. Noi, ovvio. Ecco, diciamo, la parte organizzativa, quello che possiamo dire che è programmato è che noi andremo in quel mercatino, che tante volte Giampi neanche lo sa, cioè nel senso io faccio, va all'avventura veramente. Quale sarà la frequenza dei video nella seconda stagione, mio caro Manfredi? Un video a settimana. E ogni venerdì, chiaramente. Ormai il giorno prefissato è venerdì. Infatti oggi, che è venerdì, sto facendo questo video sempre dedicato a Business Maker. Non è Business Maker, ma è dedicato. È uno spin-off. È uno spin-off. Ci saranno degli spin-off. Ma non facciamo spoiler. Troppi spoiler poi non vanno bene. Questa è una bella domanda ed è per te soprattutto, visto che è stato anche tipo una cosa premonitrice dell'episodio che avevo già registrato, del primo episodio della seconda stagione. Perché non andate alle aste, tipo quelle dell'aeroporto, quelle della polizia? Rispondiamo. Risponde Manfredi, che è molto più esperto lato aste. Le aste le abbiamo fatte tante volte. In realtà con Giampi siamo pure andati a delle aste giudiziarie. Yes. Non ho comprato una minchia, però bello. Io ho comprato un sacco di cose alle aste. Ma il problema è che alle aste non solo non puoi filmare, ma non ci farebbero neanche entrare con la videocamera, anche se noi nascondessimo il volto di tutti. Sì. Noi volevamo provarci, abbiamo fatto una cosa che vedete nella prossima puntata, il giorno 3. Abbiamo comunque fatto delle aste. Sì, comunque ecco, alcune telematiche. Aste possiamo, sì. Telematiche, poi, possiamo dirlo. Altre aste che vedrete se ci saranno. Tra l'altro il 3 c'è il responso di quell'asta che abbiamo fatto. Probabilmente vedrete durante la seconda stagione, noi abbiamo intenzione di tornare a quelle aste dove siamo stati, però probabilmente le potremo soltanto raccontare. Esatto. Da quello che ho detto, magari faremo dei disegni carini, tipo i disegni con, facciamo fare a Renato i disegni del tizio che batte sul martello e la raccontiamo. Oppure modo... lo scriviamo, tipo, lo disegniamo noi a mano. Draw my life, draw my asta. Draw my asta. Altra domanda: perché dopo aver trovato, questa rispondo io, perché dopo aver trovato i diamanti non siete ritornati dove li avete presi per prenderne altri? Raga, ovviamente noi ci siamo tornati immediatamente, nel video non si vede, ma noi dopo un istante siamo usciti da lì e siamo corsi in quel negozio. Però vi dico pure un'altra cosa, però, ragazzi.
ovviamente non c'è, raga, non c'è, è stato un caso su milione e abbiamo avuto qui, non è che abbiamo avuto una botta di culo, picciò, abbiamo avuto il culo grosso così, sparato però, proprio. Però ecco, dai video, voi vedete che noi siamo lì tipo 3 minuti, io sono stato dentro quella cesta un'ora. Ce l'ho svuotata tutta quella cesta e ho detto tipo, ah che figo questo, ah che figo questo, ah che figo questo, ah no questo niente. È vero, raga, e io continuo a dire dai Manfred, perché cioè, voi vedete 5 minuti in un posto, ma noi siamo anche 3-4 ore là dentro come i pazzi. Inoltre mi fa piacere sapere che nei mercati, come ti ho detto, un sacco di voi sono all'avventura, hanno assaltato una bancarella che ha le carte Pokémon. Che poi si vedrà nella puntata. Che era quello lì, che lui ci ha detto non voleva essere filmato. Sai che ci sono andato questa domenica di passaggio, io ho detto, dimmi una cosa, da quando siamo venuti noi, quanta gente è venuta? Mi fa, un sacco! Vabbè, bastardo. Collegata alla domanda di prima, questa domanda è molto interessante. Se i diamanti li avete presi nel negozio dell'usato, chi gliel'ha portati? Non lo sapeva. Era un cesto grande di bigiotteria. E magari tipo sono bigiotterie che tipo svuotano banalmente, raga, le case delle nonne, queste cose, pigliano tipo tutte queste ceste e gliele buttano lì e non stanno troppo a chiedersi. Però vi faccio un altro esempio, se quei diamanti avessero avuto un prezzo da 15 euro non li avrei neanche guardati, perché magari 15 euro dici vabbè, ma 2 euro li butto. Io non l'avrei buttato, io ovviamente pensavo, però io pensavo onestamente fossero Swarovski. Io nemmeno quello, cioè, ho detto vabbè, gli Swarovski sono tipo un tipo di vetro, come è vetro Swarovski. Dico, non è che ti vale tanto, però capito, 2 euro, 20 euro, 50 euro ti fai con lo Swarovski. Sì. Quindi ho detto boh, saranno bigiotteria Swarovski a 2 euro. Questa è la bustina dove erano messi i diamanti. Che c'è scritto? C'è scritto quando li hanno portati. Erano là dentro da 4 anni. Cioè raga, i diamanti sono stati portati nel negozio il 16 gennaio 2018? Sì. 16 gennaio 2018, non so se si vede, ripeto. Lo penso anch'io. Anche se gli ripensa questa cosa. È da 5 anni che erano lì abbandonati. È quello cazzo che abbiamo incontrato poco fa? È lui! Sono senza parole! Allora, c'è un ragazzo che abbiamo incontrato poco fa. Faccio parte della Lega Navale Palermo. Siamo alla cala. Potete fare una collaborazione in barca? Allora, noi la nostra etica è stata sempre quella di non sfruttare la nostra immagine, perché business maker deve essere reale. Quindi io non voglio sfruttare il fatto di essere Jumpitech per ottenere qualcosa, quindi magari fare collaborazioni, che ne so, con il cantiere navale per la barca, ad esempio. O chi ci compra le carte, perché sono arrivate un sacco di offerte. O chi ci dice, ah ragazzi, quelle carte ve le compro io, oppure io c'ho da vendere questo, ve lo compro. No, tantissimo. Ragazzi, no, perché si perderebbe lo scopo della serie. Lo scopo della serie è far vedere come due, come noi, vanno in giro e riescono a ottenere qualcosa con i propri sforzi. O falliscono male, ma nel senso la storia deve essere assolutamente possiamo, ragazzi, infatti, cioè non è che è detto che abbiamo successo, può essere che magari compriamo qualcosa che ci porta giù così e siamo nella merda, finisce. Tutto può succedere. Tutto può succedere. Il orso ci è andato di culo, chiaramente. Però, extra serie. Extra serie. Con molto piacere, un giro in barca, non si rifiuta mai. E ripeto, questo ragazzo l'abbiamo incontrato poco fa. Mentre stavamo girando e abbiamo detto le stesse identiche cose. Avete venduto i giocattoli di Manfredi? Lo vedrete nella prima puntata che fino hanno fatto i giocattoli di Manfredi. Ma le monete che avete comprato sono antiche, tipo lire, peseta, eccetera via? Sì, sono antiche, tipo lire, peseta, eccetera eccetera. Per giunta le abbiamo qua un po'. In realtà sì, guarda, ci sono delle monete, tipo questa è dell'Aushan. Compa, questa è la moneta per il carrello. Non è una moneta antica. Questa è del 97, 1997. Questa molte monete. Del 1955, ad esempio. Questa domanda abbiamo risposto prima, ma lo ripetiamo. Quante ore registrate per una puntata e quanto pesano le clip in totale? Allora, considerato che Renato, giustamente, Renato è il nostro il montatore di Business Maker, che si giustamente faceva notare che per fare una puntata stava tipo 30 ore al lavoro, perché noi gli diamo tipo 7 ore, 8 ore di montato. E di più a volte. A volte di più, volte più di su più. Più camere. Quindi sì, ci sono diamo due microfoni, due telecamere, i poi telefonini. A volte c'è anche l'iPhone, poi a volte ci sono registrazioni schermo. Un po' di allo, visto? Finito. Quanto pesa? Non lo so, ma tipo 100 giga? 100 giga, 150 giga. 150 giga? A cosa? Un botto. Ma tra quanto dovete fare la cena offerta a tutti quegli amici che vi hanno aiutato? Quando avremo fatto business organizzeremo una cena pagata da noi. Bravo. Qualcuno se ne ricorda? No, io non me lo ricordo. Non lo so, non la faremo. No, la dobbiamo fare, ma al momento ovviamente non abbiamo un budget tale da, cioè, perché se portiamo aiutare. Quanti erano? 10 amici? Sì. Tutti a cena? Finiti i soldi, anche. Finiti 900 euro, raga. Cioè, ok che non dobbiamo fare la cena stellata, però. Però esatto. Figa. Esatto. Come hai preso l'acquisto di Manfredi della barca? Comunque continuate così, siete dei grandi. Lo scoprirete nella sesta puntata
che sarà la prima della seconda stagione. Sì, con sofferenza. Da palermitano, posso dirvi che mi avete fatto scoprire mercatini dell'usato spettacolari. Hai visto? Sono contenti di questa cosa. Anch'io l'ho scoperti. Cioè, Manfredi è un pozzo di idee e li conosce tutti, non so come faccia, però sì. Bisogna avere occhio. Infatti, molte persone magari stanno nei mercatini e ore non trovano niente, però bisogna avere occhio. Non ci credo minimamente che hai trovato il Ray-Ban Stories a quel prezzaccio. Ti invidio. E non ci credere che l'abbiamo venduti a 150 euro. Anzi, no, l'avrei visto sicuramente la puntata. Però, raga, li ha trovati lui, sempre per quanto riguarda che ha occhio, lo stronzo. Perché io sono passato accanto a sta bancarella di questa signora che era un po' schizzata. Sì, ma io guardavo lì perché sono passato più volte. Perché ho detto, guardando questa in faccia, qualcosa di cui non sa che cos'è. Ma vi racconto perché. Perché io non so se era questa signora, ma forse era questa signora, ma tipo 10 anni fa. Io credo per questo io sono andato questa 10 anni fa. Io credo che questa signora fu quella signora che mi vendette per sbaglio 5 monete d'oro. Avevo comprato 5 monetine d'oro da un grammo l'una. E ai tempi avevo fatto tipo un bel po', non tanto, tipo 150, 160 euro. E la signora me l'ha venduta a me. Capito, ma c'è Manfredi è malato. Cioè, mi è venduto un quadretto con 5 monete. Io l'ho guardato e ho detto, boh, per me è oro. L'ho comprato. Arrivo a casa, martello, spacco il vetro, guardo le cosine. E c'erano veramente 5 monete d'oro. Poi capite come faccio a scovare le cose, come fa a trovare i diamanti. Ragazzi, ce l'ha nel sangue. C'è tipo, crederci. C'è tipo il, come si chiama, il metal detector nel sangue. Appena si avvicina a delle cose di valore, fa il fatto di sti Ray-Ban Stories è stato molto esilarante. Perché c'era sta tizia, dicevo, che era un po' andata. Un po' qua, un po' lì. Che non appena visto le telecamere, non sapendo che comunque chiaramente ci sta che avremmo blurrato i volti, cambiato le voci e tutto. Però appena visto le telecamere, raga, tipo a 10 metri di distanza, si è messa a urlare. No, telecamere no. Non so per quale ragione, strano motivo, comunque ognuno ha le sue ragioni, chiaramente. Abbiamo spento le telecamere, mi sono incazzato, ho detto no, minchia, sta bancarella non la guardo perché mi stai sul cazzo. Sì, e quindi me ne sono andato, difatti. Manfredi ha detto no, qua c'è qualcosa di interessante. Ha comprato i vassoi della Coca-Cola, che per fortuna abbiamo venduto, io ho venduto. Okay. Sottolineo qui. E poi ha perso un sacco di tempo e ha trovato il Ray-Ban Stories. Si è messo a cercare negli occhiali e li ha trovati. Ma come, io mi chiedo come cazzo ha fatto a comprarle a 10 euro poi. Queste altre 1000 avventure nella seconda stagione di Business Hack. Ultima domanda. C'è stato qualcuno che ha rifiutato ciò che avevi da offrire? Le carte. Ma sono nella quarta. Non ci ha passato le carte. O meglio, noi volevamo una cifra, lui ha detto di no. Esatto. Però ecco, sì. Non va sempre bene. Quando ne mettiamo l'annuncio, ragazzi, voi vedete quello che ci ha detto sì. Ma c'è una sfilza di annunci di gente che scrive offre meno. Che non mettiamo. Perché se dovessimo mettere tutto, l'episodio potrebbe durare un'ora e mezza, sì. Un boato. Però la gente potrebbe piacere questa cosa. Potrebbe piacere, tra l'altro mi hanno consigliato alcuni di mettere tipo la versione un cut, tra virgolette, peggio tipo non elencato, ma raga, minchia, ma vero, peggio di Avatar, 10 ore di girato vi devo mettere, quindi no, chiaramente non vedete voi tutto. Però comunque la parte più interessante la faccio per vedere. Avere una risposta sociale, tornando al discorso sociale e chiudiamo. Della beneficenza. Sì. Se due persone vogliono essere degli imprenditori e vogliono aiutare gli altri, prima di aiutare gli altri bisogna aiutare se stessi. Se noi diventiamo abbastanza forti da poter aiutare gli altri, ma come messaggio proprio. Per due persone che riescono a ottenere quel risultato, l'aiutare gli altri è un insegnamento che arriva dopo, ma bisogna farlo quando si è raggiunto un livello tale da poterlo fare bene. Almeno questa è la mia filosofia, naturalmente ognuno la può pensare come vuole. Questa è la filosofia legata a Business Maker. Cioè, aiutare gli altri, sì. Vivere le avventure che si fanno, assolutamente sì. Tuffarsi in mezzo a cose assurde, e nella seconda stagione capiteranno cose assurde, nel senso perché noi siamo avanti in questo momento di un episodio. Una puntata, sì. E già sono capitate tante cose. L'unica cosa che so è le cose che vogliamo fare. Riusciremo a farle? Non lo so. Le faremo? Sicuramente. Sopravvivremo? Spero di sì. Questa notizia bomba. Direi che questo video possa concludersi qui. Queste sono le domande più frequenti di Business Makers. Ci vediamo quindi sicuramente lunedì con un nuovo video, ma il 3 febbraio, che è venerdì, con il 6° episodio che sarà l'inizio della seconda stagione. Bellissimo.